Come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Come vorrei vederti adesso davanti a me? Porta il cielo in questa stanza. Presenza, perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Thank you.
questo luogo nella tua gloria. Pregare è un modo in cui l'uomo coopera con Dio, per invocarlo e da Lui esser toccato. Più preghi, più sarai toccato, illuminato e deciso. La gente presto perfetta può divenire. Più preghi, più sarai toccato, illuminato e deciso. La gente presto perfetta può divenire. Quelli che mai pregano sono morti senza spirito. Non possono essere toccati né seguire l'opera. Rinunciano alla normale vita spirituale. Hanno rotto i legami con Dio. Rinunciano alla normale vita spirituale. Hanno rotto i legami con Dio. Non li approverà. Gente presto perfetta può divenire. Più preghi, più sarai toccato, illuminato e deciso. La gente presto perfetta può divenire. Il regno di Dio si sta espandendo nell'umanità, si sta formando tra l'umanità, si sta innalzando tra l'umanità. Non c'è alcuna forza che distruggere il regno di Dio.
chi di voi non appartiene alla razza umana o sta fuori dall'umana condizione. Quando il nuovo punto di partenza di Dio sarà annunciato alla moltitudine, essa come reagirà? Tu hai visto coi tuoi occhi lo stato dell'umanità. Nutri ancora speranze di vita eterna in questo mondo. Ora Dio sta camminando in mezzo al suo popolo. Sicuro staranno nel suo regno, benedetti coloro che conoscono Dio, di sicuro avranno potere nel suo regno, benedetti coloro cercano Dio, di sicuro sfuggiranno dalle grinfie di Satana e Dio li benedirà. Beati coloro che rinunciano a loro stessi, di sicuro saranno conquistati da Dio ed erediteranno la ricompensa nel regno di Dio. Dio celebrerà coloro che si spendono per il suo amore. Dio con gioia abbraccerà quelli che pagano per il suo amore. A quelli che fanno offerte a Lui, Dio benedirà quelli che trovano piacere nelle sue parole. Di sicuro saranno i pilastri che reggono il tetto nel suo regno, nella sua casa avranno ricompense senza pari. Hai mai accettato benedizioni che hai ricevuto? Hai mai perseguito le promesse fatte da Dio con la guida della sua luce? Romperai i vincoli delle forze dell'oscurità. Sicuro nell'oscurità non perderai la luce che ti guida. Sarai il maestro di tutto il creato, sarai vincitore di fronte a Satana. Di sicuro starai in piedi tra una miriade di gente a testimoniare la sua vittoria alla caduta del gran dragone rosso. Di sicuro sarai forte e fermo nella terra di Sinim, erediterai le benedizioni di Dio per le sofferenze sopportate, illuminerai tutto nell'universo con la sua gloria. Dio celebrerà coloro che si spendono
sconcerti. Nel corso della vostra esperienza, dell'opera dello Spirito Santo, giungete man mano a conoscere Lui e voi stessi. E tra i numerosi episodi di estrema sofferenza, sviluppate una normale relazione con Dio che si fa sempre più intima. Dopo svariate potature e affinamenti, sviluppate un vero amore per Dio. Quando ricevete l'opera dello Spirito Santo, dovreste anche concentrarvi sul vostro parte del vostro ingresso per essere
Dovete capire che la sofferenza e le percosse non devono scoraggiarvi. Ciò che è orribile è avere solo l'opera dello Spirito e non il vostro ingresso. Quando verrà il giorno della fine dell'opera di Dio, avrete faticato per nulla, anche se avrete sperimentato la sua opera. Vi mancheranno queste due cose. Non conoscerete ancora lo Spirito Santo e non avrete ancora il vostro ingresso. Quando riceverete l'opera dello Spirito Santo, dovreste anche concentrarvi sul vostro ingresso, distinguendo il vostro ingresso e l'opera dello Spirito Santo e cercando di renderla parte del vostro ingresso per essere meglio perfezionati da Lui e così permettere alla sostanza dell'opera dello Spirito Santo di essere forgiata in dell'uomo da parte dello Spirito Santo non mira a sostenere la passione dell'uomo, ma ad aprire una strada all'ingresso dell'uomo per fargli conoscere lo Spirito Santo e sviluppare così nel cuore riverenza e adorazione verso Dio. L'opera dello Spirito Santo, dovreste anche concentrarvi sul vostro ingresso, distinguendo il vostro ingresso e l'opera dello Spirito Santo e cercando di renderla parte del vostro ingresso per essere meglio perfezionati da Lui e così per me. In voi
Oh,
Ti rialzerà, ti solleverà su.
svelata, non solo nell'era della grazia, della legge o degli ultimi giorni, ma con il piano di gestione di 6.000 anni, l'opera degli ultimi giorni è giudizio, ira e castigo. La preghiera non è una cerimonia, ha molto significato,
si vede dalle preghiere delle persone che si servono direttamente Dio. Se prendi la preghiera come cerimonia, non servirai bene Dio. Senza preghiera non puoi operare, essa porta un servizio ad operare. Se sei una persona che serve Dio, ma non sei mai stato serio né devoto, quando preghi fallirai nel servire così. Si può dir che se le tue preghiere non sono oneste e vere, Dio non ti conterà, verrai ignorato, lo Spirito Santo non opererà in te. Se prendi la preghiera come cerimonia, non servirai bene Dio. Senza preghiera non puoi operare, essa porta un servizio ad operare. Se sei una persona che serve Dio, ma non sei mai stato serio né devoto, quando preghi fallirai nel servire così. Se vai spesso da Dio e preghi, è la prova che lo prendi seriamente. Se fai tutto da solo e tu non preghi e alle sue spalle fai questo e quello, stai facendo le tue cose, stai lavorando per te. Sembra che tu non abbia bestemmiato Dio, che non l'abbia disturbato, ma far le tue cose è interromperlo. Per natura tu resisti a Dio. Senza preghiera non puoi operare, essa porta un servizio ad operare. Se sei una persona che serve Dio, ma non sei mai stato serio devoto, quando preghi fallirai nel servire così. Tu sei la gioia dentro me.
gioia dentro me. Guarisci il cuore rotto, con te non ho paura mai. Una strada nel deserto, tu aprirai per me, tu la farai per me. Solo capire, mio Gesù, ti prendi cura di me, solo tu sei il mio pastore, mio Gesù, con te sono al sicuro. Solo tu
prendi cura di me, solo tu sei il mio pastore, mio Gesù, con te sono al sicuro. Sono al sicuro, con te sono al sicuro. Innanzi a Dio e negli ambienti.
al di là di quanto accade, le persone curano i propri interessi, cercano sempre scuse per servirli e fanno attenzione alla propria carne. Non possiedono la minima verità e agiscono per giustificare la propria carne. Pensano alle loro prospettive, pretendono la grazia di Dio, pregando, condividendo e predicando, in quanto perseguono, pensano e desiderano, fanno richieste a Dio e hanno pretese, è per via della natura umana. Perché l'uomo fa tante richieste a Dio, è la prova che ha avido per natura e non ha alcun criterio davanti a Dio. No, non ha alcun criterio davanti a Dio. Che le persone facciano tante richieste a Dio prova che non hanno il dovuto criterio. Tutti fanno richieste per i propri interessi o cercano scuse per la stessa ragione. Ciò che fanno non ha criterio, cosa che ben prova la logica satanica per la quale ognuno è solo e si deve arrangiare da sé. Cosa provano le richieste dell'uomo? Provano quanto Satana lo ha reso corrotto, e per questo l'uomo nella sua fede in Dio non tratta affatto Dio come Dio. Perché l'uomo fa tante richieste a Dio, è la prova che ha avido per natura e non ha alcun criterio davanti a Dio. No, non ha alcun criterio davanti a Dio. Esteriormente tu segui Dio, ma nel tuo atteggiamento verso di Lui, in molte questioni e nei tuoi modi di vedere, non lo tratti come il creatore. Perché l'uomo fa tante richieste a Dio, è la prova che ha avido per natura e non ha alcun criterio davanti a Dio. No, non ha alcun criterio davanti a Dio, davanti a sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella
incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non una pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed era sola. Sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a me in funzione di te, e poi non importa il come, il dove e il se, e tu splenda sempre al centro il mio cuore, il significato allora sarai tu, quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno tu, la stella polare tu, al centro del mio cuore. Ci sei solo tu, tutto ruota attorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove e il se. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, sua parte migliore dà, le cose migliori dà. Senza mai rivelare la sua sofferenza, Dio sopporta, attende in silenzio. Non è freddo o insensibile, non è un segno di debolezza. La sua essenza e il suo amore sono sempre altruisti. Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà,
le cose migliori dà. Per l'umanità, egli soffre in silenzio egli dà, il suo meglio dà. Senza mai rivelare la sua sofferenza, Dio sopporta, attende in silenzio. Questa è l'espressione della sua indole ed essenza, di chi davvero è il creatore di ogni cosa. Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà, le cose migliori dà. Per l'umanità, egli soffre in silenzio egli dà, il suo meglio dà. Meglio dà. Il suo meglio dà. Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà, le cose migliori dà. Per l'umanità, egli soffre in silenzio egli dà, in silenzio egli dà, il suo meglio dà. Meglio dà. Her kitchen chair, she broke.
before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. Yes, I have seen your flag there on the marble arch, but love.
sei con me nella tempesta. Non ignori mai le lacrime che verso. Se prende forza, so che tu sei con me. Dal mio cuore nasce un grido che innalza solo te. Gesù, la tua pace è una promessa che
Gesù, accresci la mia fede perché io possa amare come te, oh Gesù. Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. Tu sei la mia strada, la mia verità.